Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech dalla zona gialla, siamo finalmente l'arancione gialla, io e mio fratello ci siamo finalmente potuti ricongiungere. L'ho chiamato, mi ha dato un messaggio, ho detto dai vieni qua facciamo un video insieme che ormai si stanno dimenticando che siamo insieme, c'è qualcuno che ha polemizzato, avete fatto il video in due, vabbè lasciamo perdere, fa niente. Allora, oggi Marco, di cosa parliamo? Parliamo di qualcosa un po' di leggero, siamo quasi a Natale, sì, dai, mettiamo qualcosa per allietare un po', vediamo come possiamo un attimino divertirci con questo periodo natalizio e vediamo 5 curiosità divertenti anche. Sì, e che potete condividere anche con i vostri bambini, tanto per fargli passare un po' di tempo magari quando siete in casa e volete farlo divertire un po' col vostro dispositivo domotico. Ma anche gli adulti si divertiranno. Sì, sicuramente. Sicuro. Ragazzi, vi ricordiamo di mettere il muto sul dispositivo. Io metterò il beep ogni volta che diremo il nome del dispositivo domotico, però... Più di così siamo super protetti proprio. Cioè, non si dovrebbe attivare nulla. Quindi ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i video che noi caricheremo. E magari, già che ci siete... Un bel pollice in su. Male non fa. Ma prima di questo, finalmente, lanciamo la sigla! Quindi, per poter vedere un attimino cosa può fare la nostra amica, utilizzeremo quello che abbiamo già recensito in un video passato, quindi quella batteria portatile. Magari se riusciamo gli mettiamo la scheda. Sì, gli mettiamo qui la scheda così almeno potete andarvela a rivedere. E così l'avremo qui a disposizione per poter fare le prove di quello che succede porgendogli determinate domande. Ma bando alle ciance, iniziamo! Dai, via! Quindi, ragazzi, oggi, essendo a Natale, vediamo di chiedere un pochettino di cose inerenti il periodo natalizio al nostro dispositivo domotico. Se notate, anche noi abbiamo messo il muto in modo tale che non si attivasse. Adesso lo togliamo, esatto. E siamo pronti. Alziamo un po' il volume. Chi in casa, in questo periodo, non ha un calendario dell'avvento? Cioè, non ce l'hai! Vabbè, io che ho la bambina piccola ne ho 4, per cui compenso. Compensa diciamo, a me che non ne ho. Bene o male ce ne abbiamo tutti uno. Però, io adesso potrò averlo anch'io. Esatto, se non volete spendere soldi per comprarlo, non volete mangiare i cioccolatini che si ingrassa, con la nostra amica potremo andare ad aprire ogni giorno una casellina virtuale. Virtuale, esattamente, e sentite un po' che cosa ci dirà. E quindi... sentiamo la prima domanda da porgere. Cosa c'è nel calendario dell'avvento? Ciao, mancano 12 giorni a Natale. Oggi ci colleghiamo con l'inviato dal Polo Nord per sentire cosa succede da quelle parti. Quando vuoi, ricordati di chiedermi le notizie dal Polo Nord per rimanere aggiornato. Babbo Natale, a te la linea. Sospesa la finale di calcio tra satiri del bosco e unicorni, perché tutti i palloni disponibili sono stati bucati da diversi colpi di testa. Rimane da capire cosa fare per la prossima partita. Meglio dotare i giocatori di elmetti protettivi? O usare palloni più resistenti? Grazie Babbo Natale, a presto per le prossime notizie. Quindi vi dà una notizia in tempo reale, in generale. Oggi c'era questa... che riguardava questa bellissima partita di calcio. Un po' particolare, però provate a pensare, un bambino piccolino che sente una cosa del genere, giustamente con la fantasia fervida che hanno, lo aiuta ad entrare un po' di più nella magia del Natale. Esattamente. Ma non ci fermiamo qui. Marco, qual è l'altra cosa che potremmo credere di divertente in questo periodo al nostro dispositivo? Beh, questo magari è utile per chi non vede l'ora che arrivi Natale e quindi gli chiediamo... quanti giorni mancano a Natale? Mancano 12 giorni al Natale. Se vuoi, d'ora in poi posso farti dire quanto manca direttamente da Babbo Natale. Vuoi sentirlo? Sì. Ok, ricordati che se non vuoi più ascoltare il conto alla rovescia da Babbo Natale, ti basterà dire, chiedi a Babbo Natale di eliminare il conto alla rovescia. Mancano 12 giorni a Natale. Questi biscotti alla cannella a forma di abete sono davvero buoni. Devo dire agli elfi di cucinarmene alcuni da portarmi dietro nella lunga notte della vigilia. Quindi, come vedete, ogni messaggio che vi dà è sempre contornato da un po' più di fantasia, in modo tale che veramente vi porti nella magia del Natale. Ma proseguiamo ancora, non è finita.
Esatto, una cosa molto divertente da fare con i vostri bambini. Incomincia l'avventura di Natale. Ciao, aiuta Babbo Natale a ritrovare il suo abito rosso. Forza, è tempo di salvare il Natale. Babbo Natale, ho sentito che Krampus, lo spiritello dispettoso del Natale, ti ha fatto uno scherzetto. Proprio così, mia cara. Ha nascosto il mio abito rosso e senza quello non posso consegnare i regali in giro per il mondo. Oh no, dobbiamo assolutamente trovarlo. Allora, amici miei, ci sono due posti da cui incomincerei la ricerca. Nella fabbrica dei giocattoli o nella slitta. Da dove volete cominciare? Dalla fabbrica o dalla slitta? Dalla fabbrica. Ma poi no, il portone d'ingresso è aperto. E sopra c'è attaccato un biglietto che dice: con una magia ho rubato anche la voce del tuo assistente vocale. Per riaverla assieme all'abito rosso dovrete risolvere una serie di enigmi. Ma che dispettoso questo Krampus. Forza, dobbiamo salvare lei oltre che il Natale. Uff, letterina. Direi di non fargliela sentire tutto. No, perché se no vogliamo la sorpresa. Stop. Anche qui, come vedete, allora, Babbo Natale ha un'inflessione che dà comunque l'emozione di quello che sta dicendo. Il nostro dispositivo domotico è un po' più freddo nelle risposte, però a noi sembrava carino e divertente da mettere magari in mezzo al tavolo e assistere a questa avventura virtuale con i vostri bambini. Comunque è carino, dai. Sì, dai, molto, una bella idea, tanto per passare un po' di tempo. Ma c'è ancora un'altra cosa che si può fare. Esatto, tipo... Tipo chiedergli: dov'è Babbo Natale? Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei? Sono in Toscana, a Pegnana, in provincia di Lucca, a casa della mia cara amica Befana. La sto aiutando a mettere il carbone nelle calze che consegnerà, sperando non sia per voi. Pensate, mentre in Italia, nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, è lei a consegnare i doni, in Spagna a portarli sono i Re Magi. Evento atteso al punto da essere più sentito del mio arrivo. A domani, amici! Dai, anche questa, una curiosità buttata lì. Esatto. Ma dolcis in fundo, Marco, che cosa chiediamo per ultima cosa? Chiediamo proprio una cosa importante. Chiama Babbo Natale. Oh oh oh, scusate, ma al momento non sono raggiungibile. Ho raggiunto Mago Berrino al caldo di Honolulu. Finalmente posso godermi anch'io un giorno di relax al sole delle Hawaii. Hai capito, era in vacanza. Beato Babbo Natale, allora. Prima di iniziare il grosso del lavoro. Diciamo che però è strano, 2 minuti fa era in Toscana, adesso è un lui. È veloce, giustamente lui con le slitte. Velocissimo. Quindi ragazzi, era un video proprio divertente, così leggero, per farvi passare un po' di tempo magari in allegria con i vostri bambini. Dopo avervi presentato 5 domande da poter fare al vostro dispositivo domotico, che secondo noi sono divertenti da poter condividere in famiglia. E sperando che questo possa allietare un pochettino, pochissimo, però qualcosina magari farà, una risata ve la strapperà, in questo Natale che sarà un po' particolare, purtroppo. Diciamo che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!